aperta, è normale. Ma non è che può chiamare noi, siamo fatti per tempo. Suo ufficiale giudiziario, come facciamo a sapere che fa? Ma infatti io vedo che sta... Senta, ma domani per le aste come siamo messi? Secondo me ci deve andare. Dice di andare lì domani. Però insomma, con molta educazione, vedete che succede. Tanto ma lei pensa che non vengano, comunque la polizia non venga oggi? No, no, per carità, però sa, qui siamo in Italia, quindi tutto può succedere in questo paese. Se vengono anche alle 5, quelli, io a 3:30, 5 la mattina. Ma non vengono più te, almeno questa c'è. Comunque, assessore, sa che mo tampiniamo sempre? O sa, sì? Perché prima no. Ma adesso più che mai! Ma questa è la cosa forse più difficile che vi trovate ad affrontare come giunta? No, magari non è la più difficile. Immagino, forse l'ora delicata perché ci sono delle persone sotto sfratto. Quello. Effettivamente qual è il punto su cui si può far leva maggiormente per sollevare questa situazione? Per capire se effettivamente si può... Mi permetta di non rispondere. Perché ho visto il suo annuncio, questo ha fatto ben sperare le persone che quella potrebbe essere l'inizio di una... Non sarà una strada facile, quindi mi permetta di non rispondere. Finalmente il Comune, sotto nostra pressione, ha dichiarato e ha iniziato la pratica, diciamo, di revoca delle concessioni, che era l'unica cosa che bisognava fare da subito, quindi questa è una critica che noi facciamo all'amministrazione, la Giunta Raggi, che nonostante l'impegno in campagna elettorale aspettavamo un intervento urgente per ripristinare la legalità dentro i piani di zona. La revoca della concessione che cosa comporterebbe, per spiegarlo in maniera semplice? Comporta che, diciamo, così come è previsto dalla legge, di fronte a gravi violazioni, il patrimonio torna di proprietà del comune, okay. Che è tra l'altro il padrone dell'area, e chi ha... a cacciare i soldi per acquistare, di fatto diventa il soggetto proprietario, e quindi si porta ugualmente a termine la finalità dell'intervento pubblico.